in collaborazione con il Centro Bios. È una realtà all'avanguardia nel panorama medico specialistico delle Marche. Oltre al laboratorio privato per analisi di ogni tipo a Castelfidardo, è in funzione il centro polispecialistico Bios Center di Osimo, che offre prestazioni sanitarie, strumentali e ambulatoriali per ogni esigenza, coprendo più del 90% delle branche specialistiche, senza liste d'attesa. La Bios ha ottenuto l'accreditamento di eccellenza dalla Regione Marche, la più alta classe di merito, a testimonianza della qualità ed efficienza di tutti i servizi offerti. La Bios è a Castelfidardo, in via Donizetti 2. Ad Osimo, il centro polispecialistico, in via Ticino 20. Edis SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Edis è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Edis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Edis SRL, via Fratte 10, Osimo. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento di Canale Salute. Questa sera parleremo delle patologie del piede dal bambino all'adulto e lo faremo con il contributo dei nostri graditi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi il dottor Pierluigi Gianzante, specialista in ortopedia e traumatologia, casa di cura Villa dei Pini, Civitanova Marche. Buonasera dottore. Buonasera. E poi abbiamo con noi la dottoressa Enrica Alessandra Pagliari, responsabile centro di podologia, casa di cura Villa dei Pini, Civitanova Marche, presidente AMPI, Associazione Nazionale di Podologia. Buonasera dottoressa. Buonasera. Questa sera parleremo del piede, un capolavoro unico di biomeccanica. Pensate che in uno spazio estremamente piccolo si concentrano ben 26 ossa, 33 articolazioni, 114 legamenti, 20 muscoli e 250.000 ghiandole sudorifere. Ecco, e tra l'altro è il punto in cui grava l'intero peso del corpo. Allora, dottoressa, parleremo di questo importante organo, insomma, il piede, diciamo. Ecco, ci vuole dire che cos'è la podologia innanzitutto? Allora, la podologia è la scienza medica che studia il piede e studia tutte le patologie del piede, dalla più semplice come le patologie che colpisce la cute e gli annessi cutanei, quindi anche le unghie, alle patologie più complesse come quelle osteoarticolari, le alterazioni dell'appoggio plantare, questo nel bambino, nell'adulto, nell'anziano, nello sportivo, eccetera. Ecco, ci vuole dire quali sono le principali caratteristiche del passo e della deambulazione? Dunque, la deambulazione che nella biomeccanica è, diciamo, una scienza, la biomeccanica del piede è una cosa abbastanza complessa, la deambulazione consiste nello svolgimento del passo. Lo svolgimento del passo va dall'appoggio, da tallone a tallone, e il passo è diviso in due fasi, in due macrofasi, che sono la fase di appoggio, che è circa il 60% di tutto il ciclo del passo, e la fase oscillante, cioè la fase in cui il piede non appoggia, che è circa il 40% di tutta la fase del passo. Le fasi principali del passo sono l'appoggio sul tallone, quindi la fase di contatto. Poi si ha la fase di rilassamento, in cui il piede, tutta la pianta del piede si adagia al suolo, la fase di irrigidimento, in cui il tallone si distacca dal suolo, e la fase finale, che è la fase propulsiva, dove si ha la spinta sulle dita e quindi ricomincia di nuovo la fase del passo. Ecco, dottor Gianzante, come viene fatto il check-up del passo e della deambulazione? Allora, noi quando affrontiamo
un esame clinico di un paziente che ha un'alterazione della deambulazione, dobbiamo innanzitutto valutare lo strumento, quindi il piede. Lo valutiamo con un esame obiettivo, cioè grazie alla nostra esperienza, alla nostra manualità nell'osservare i movimenti delle varie articolazioni che lo compongono. Lo valutiamo in ortostasi, cioè con il paziente in piedi, per valutare appunto come reagisce al carico, e soprattutto lo valutiamo durante la sua funzione, cioè proprio durante la deambulazione, per evidenziare eventuali alterazioni della distribuzione dei carichi. Ecco, dottoressa, c'è un esame che è l'esame baropodometrico. Ecco, ci vuole dire che cos'è? Allora, l'esame baropodometrico è lo studio dell'appoggio plantare in dinamica. È una pedana provvista di sensori collegata ad un computer, come possiamo vedere appunto dall'immagine, dove facciamo camminare il paziente su questa pedana e dal computer notiamo le varie alterazioni dell'appoggio in dinamica, perché il piede va, come ha detto appunto anche il dottor Giansante, è studiato in dinamica. Esistono altri sistemi per lo studio dell'appoggio plantare, ma sono tutti in statica, come ad esempio il podoscopio, che è uno strumento, alcuni lo considerano obsoleto, però tuttora oggi viene ancora utilizzato, dove è uno specchio inclinato con un vetro sopra, dove il paziente si fa salire e si studia il piede in statica, quindi da fermo. Quindi è un po' limitato perché possiamo vedere solo la superficie d'appoggio plantare, possiamo notare, facendo salire il paziente in piedi sul podoscopio, le deviazioni assiali dell'arto inferiore, quindi in particolare del calcagno rispetto alla gamba. Però ecco, l'esame più completo è appunto l'esame baropodometrico. Quindi è un esame insomma molto importante. Molto importante in tutte le alterazioni dell'appoggio plantare, si usa tantissimo nel bambino, nell'adulto, anche nello sportivo, eccetera. Ecco, dottor Giansante, invece, come viene fatta la valutazione posturale del bambino? La postura del bambino deve essere studiata sin dalla primissima età. Un tempo questo studio si faceva addirittura nelle scuole, ce lo ricordiamo tutti, adesso si è un po' persa questa sana abitudine, però il pediatra nelle visite routinarie già tende a valutare se c'è un'alterazione più o meno evidente della postura. Va fatta appunto con il nostro paziente spogliato, ed va fatta alla ricerca di eventuali anomalie dell'inclinazione intorno a tutti i vari piani, quindi in laterale, in anteroposteriore o anche nel senso rotazionale, dei vari segmenti che compongono il corpo. Il piede naturalmente è la base su cui poggia tutto l'organismo, per cui eventuali alterazioni del piede possono naturalmente influenzare la posizione del bacino, quindi anche delle ginocchia e della schiena, determinando delle alterazioni anche piuttosto evidenti. Ecco, e tra l'altro, dottore, c'è una patologia molto comune nei paesi occidentali, la patologia che viene definita del piede piatto. Ecco, quando è che un piede può dirsi piatto? In effetti è la patologia più frequente di cui i bambini sono affetti, e viene chiamata piede piatto proprio quella malattia per cui l'arco longitudinale, quell'arco che forma la classica concavità del piede, viene a mancare. Quindi il piede crolla verso il suolo, si appiattisce, e questo può comportare alla lunga anche delle alterazioni biomeccaniche legate alla postura, ma anche proprio alla deambulazione, perché si perdono le caratteristiche biomeccaniche che la dottoressa ci ricordava prima. Quindi, dottore, è importante trattare il piede piatto? È molto importante valutarlo correttamente. Il trattamento non è sempre obbligatorio, poiché se non si associano alterazioni della zona che noi chiamiamo retropiede, cioè quella che va dalla caviglia al calcagno, evidenti, e il paziente non accusa dolore, ovviamente si potrebbe anche non trattare, ma va assolutamente monitorato, soprattutto in una fascia d'età ben precisa. Ecco, e quindi se non viene trattato, dottore, che cosa può accadere? Se non viene trattato, in alcuni casi magari, ecco. Sì, se non viene trattato, il paziente molto spesso sviluppa delle alterazioni dell'appoggio che possono portare a sviluppare una sindrome pronatoria, che è una patologia decisamente più importante, poiché viene coinvolta appunto il retropiede con una rotazione all'interno del calcagno
che si riflette sulla postura, come dicevo prima. Un aspetto caratteristico e piuttosto importante da valutare è anche l'assetto del ginocchio, cioè questa alterazione del piede si ripercuote sul ginocchio determinando macroscopicamente, visivamente, lo strabismo rotuleo, cioè le rotule non tendono ad essere più allineate ma ad essere divergenti proprio per l'effetto rotazionale della tibia che poggia su un piede che non funziona bene. Ecco, diciamo, quindi questa sindrome pronatoria è, diciamo, un'accentuazione del piede piatto quando magari non viene curato. È un'accentuazione di un'evoluzione del piede piatto quando non viene curato, ed è per questo che è molto importante fare dei controlli periodici quando ci si accorge che il giovane paziente sta sviluppando un piattismo. Ecco, dottoressa Pagliari, allora, quali sono i possibili trattamenti per il piede piatto e questa patologia, insomma, pronatoria? Dunque, il trattamento in questi casi, soprattutto nei bambini, è chirurgico. Il trattamento conservativo, che in genere attualmente è l'utilizzo dei plantari, è limitato a, diciamo, compensare quel difetto d'appoggio nel bambino. Nell'adulto, come ad esempio nella sindrome pronatoria, il ruolo del trattamento conservativo, che in particolare è l'ortesi plantare, serve ad alleviare la sintomatologia, a volte a migliorare la deambulazione e quindi a compensare questo difetto d'appoggio. Quindi il trattamento conservativo, nell'uno e nell'altro caso, parliamo di ortesi plantari, perché ormai, diciamo, la calzatura ortopedica non viene più utilizzata. Esistono tante tipologie di ortesi plantari, ma diciamo le migliori sono quelle che vengono prese con un'impronta in calco in gesso del piede, fatto in carico, posizionando in correzione il piede. A volte si usano plantari dove, ad esempio, molto semplici, dove sono delle basi con dei sostegni sopra, ma sono plantari non attivi, non compensatori proprio al 100%. I plantari migliori, l'ortesi plantare migliore è quella realizzata proprio su calco in gesso del piede, quindi viene realizzato il calco in piedi del paziente in carico, dal calco in gesso poi vengono termoformati dei materiali che vengono studiati in base al peso del paziente, al tipo di patologia, e questi materiali vengono poi termoformati proprio sul gesso del piede che viene precedentemente preso in carico. Il paziente, che sia adulto o bambino, viene poi controllato nel tempo, perché il plantare poi va modificato in base a poi come cambia, come evolve l'appoggio del piede. Quindi può essere curato non solo il bambino ma anche l'adulto, diciamo, tra virgolette, ho alleviato questa sintomatologia? Sì, diciamo che va a alleviare quelle che sono le complicanze di un piede che non è stato poi trattato da bambino. Ecco, bene. E invece, dottore, in quali casi purtroppo è necessario ricorrere all'intervento chirurgico? La tempistica in questo è fondamentale, come dicevamo prima. Consideriamo che un piattismo può essere considerato fisiologico fino a un'età di 3-4 anni, dove il piede strutturalmente ha questa conformazione e non è una spia di una malattia. Da quell'età fino a circa gli 8 anni inizia lo sviluppo anche muscolare del piede, con la tendenza alla riduzione progressiva di questo piattismo. In questa fase di età noi dobbiamo essere molto attenti proprio per vedere se un piede che risulta piatto ai 4 anni, quando il bambino ormai deambula in maniera più che corretta, si corregge spontaneamente, o se invece va sostenuto con un plantare. L'utilizzo del plantare ha senso fino intorno a un'età che oscilla sui 12 anni, 10-12 anni. Questo perché alcune volte il piccolo paziente può sviluppare il suo arco longitudinale in maniera un pochettino più ritardata. Però se alla scadenza dei 12 anni all'incirca permane il piattismo, si compare anche una pronazione, quindi un interessamento della zona del retropiede, il bambino in questi casi spesso avverte dolore, avverte dei sintomi, allora lì bisogna intervenire chirurgicamente. Ecco, in che cosa consiste, dottore, l'intervento chirurgico?
Come per tutte le cose esistono tantissime tecniche chirurgiche che nel corso della storia sono state messe a punto. Quella meno invasiva, più diffusa e anche più efficace si basa nell'applicazione di un piccolo sostegno interno del piede. È una cosa davvero molto banale, perché parlavamo prima della posizione del calcagno che tende a ruotare all'indentro. Esiste una zona attaccata al malleolo laterale che si chiama seno del tarso, che è un piccolo spazio vuoto, diciamo, con dei legamenti e delle altre strutture, che può essere interessato. Con una piccola incisione di circa 2 cm si applica una sorta di sostegno interno, quindi una vite in questo caso. Adesso molto spesso abbiamo dei materiali più innovativi, utilizziamo dei materiali riassorbibili per essere meno invasivi sul piede, e in questo modo si riesce a riposizionare in maniera corretta il calcagno, favorendo lo sviluppo funzionale naturale dei muscoli cavizzanti, quindi ricostituendo la volta. Ecco, il tipo di chirurgia è uguale sia per il bambino che per l'adulto? Ahimè, purtroppo no, la chirurgia dell'adulto è decisamente più impegnativa, poiché questa patologia, quando si mantiene nel tempo, tende a sovraccaricare le articolazioni, e questo porta inevitabilmente ad un'usura delle cartilagini. Nell'adulto, se si interviene in un'età precoce, prima che si instauri l'artrosi fondamentalmente, allora si può fare, come vediamo nell'immagine poc'anzi, un riallineamento del calcagno, segando banalmente la tuberosità calcaneare e bloccandola nella posizione corretta. Quando invece purtroppo la patologia è avanzata e il piede è ormai preda dell'artrosi, con dolori anche a riposo, allora si deve valutare la necessità di fare un intervento decisamente più pesante, che quale può essere ad esempio la triplice artrodesi, cioè bloccare, fondere tra di loro tutte le articolazioni danneggiate, in maniera tale da ridurre il movimento delle articolazioni usurate, ridurre il dolore, a discapito ovviamente di una funzionalità piena del piede. Ecco, quindi un intervento un po' più complicato, diciamo, più complicato, sì. Quando uno è adulto. Sì. Ecco, dottoressa, ora parliamo delle metatarsalgie. Ecco, ci vuole dire che cos'è? Dunque, la metatarsalgia è un termine per indicare una serie di sintomi, di patologie a livello dell'avampiede, e quindi in particolare nelle articolazioni tra metatarso e falange, come appunto possiamo vedere anche dalla foto. Sono diverse le metatarsalgie. In genere le più comuni sono quelle di origine meccanico, quindi da alterazioni proprio dell'appoggio plantare. Quindi ad le esempio, cause quali sono, dottoressa? Allora, le cause potrebbero essere anche ad esempio un'alterazione del retropiede, un piede varo, valgo, può portare a una metatarsalgia, ad esempio un appoggio più esterno, un appoggio più interno del piede, quindi un sovraccarico dei metatarsi interni ed esterni. Ad esempio anche un alluce valgo che diventa insufficiente, cioè un primo raggio che appoggia poco, crea un sovraccarico sul secondo metatarso. O ad esempio un alluce rigido, quindi un alluce che non si dorsiflette in maniera normale, crea dei sovraccarichi sugli altri metatarsi. Il primo sintomo è il dolore, in genere plantare, può essere interessata le borse articolari, quindi gli spazi intermetatarsali, a volte anche la capsula che riveste l'articolazione, quindi sono diverse le complicanze, fino a complicanze più severe che possono interessare l'osso, quindi fenomeni di stress response o fratture da stress. Ecco, e come si può curare la metatarsalgia? Allora, prima cosa, appena compare il sintomo, molto comune, ecco, volevo dire, la metatarsalgia più nelle donne che negli uomini, spesso per l'abitudine di portare tacchi alti. Quindi bisognerebbe portare scarpe più comode. Scarpe, ecco, diciamo, più comode. E il primo sintomo, ecco, è il dolore, si va a valutare il piede, quindi un esame clinico del piede, esami strumentali quando servono, non sempre sono necessari. È lo studio dell'appoggio plantare, diciamo, se è una patologia di lieve entità, spesso con ortesi plantari, terapie fisiche, può essere risolta. Nel caso di patologie più complesse occorre poi l'intervento chirurgico. Molto importante anche le alterazioni dell'avampiede, spesso dita troppo lunghe o dita troppo corte, cioè com'è la caratteristica del piede, o meglio metatarsi troppo lunghi o troppo corti, possono predisporre ad alterazioni biomeccaniche dell'avampiede e quindi poi portare a metatarsalgie.
Quindi appena la calzatura è importante, è fondamentale la calzatura, calzatura comoda, quindi non superare i 4-5 cm di tacco perché si va a sovraccaricare la zona dell'avampiede. Ecco, dottore, quindi quando si deve intervenire chirurgicamente? L'intervento chirurgico è consigliato quando il paziente continua ad essere sintomatico, ovvero ad avvertire ancora dolore o disagio, nonostante tutti i vari tentativi fatti dal podologo per ridurre il sovraccarico articolare. In questi casi bisogna intervenire riallineando correttamente l'osso. Ecco, che cosa fate? Bravo, in che cosa consiste? L'intervento, la chirurgia ortopedica dell'avampiede, cioè della parte anteriore del piede rispetto a come dicevamo prima, negli ultimi anni ha subito una profonda e radicale modifica perché quasi sempre, spessissimo perlomeno, si riesce ad intervenire in maniera decisamente meno invasiva rispetto ad un tempo con tecniche di chirurgia percutanea che oggi sono piuttosto diffuse e che stanno pian piano convincendo anche quelli più scettici e quindi si riesce ad intervenire con dei microfori, con dei piccoli forillini, segando l'osso, tagliando l'osso e favorendo una guarigione in maniera corretta secondo un carico immediato. Mentre prima il chirurgo ortopedico eseguiva dei grandi tagli, eseguiva delle lisi capsulari, degli interventi anche sui tendini piuttosto importanti con un post-operatorio decisamente doloroso e lungo per il paziente. Oggi questo è stato largamente superato dalla tecnica percutanea, però lei ha fatto prima una domanda molto corretta, cioè si è chiesta e ha chiesto alla dottoressa perché avvengono le metatarsalgie. L'errore principale che oggi molti colleghi e me purtroppo commettono e che noi poi riscontriamo nei nostri ambulatori è quello di cercare di eliminare il sintomo senza andare a studiare la causa del problema e quindi il paziente rischia di subire un intervento chirurgico che per quanto poco invasivo è sempre un atto chirurgico senza avere uno studio biomeccanico corretto e quindi a distanza di pochi anni una recidiva del problema, se non addirittura una complicanza peggiore. Quindi la valutazione è il primo passo importantissimo. La valutazione è fondamentale. Ecco, bene. Ora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi, torneremo tra poco sempre per parlare delle patologie del piede dal bambino all'adulto. Wow, che si festeggia! E dai, ancora non lo sai? Il centro scarpa che si è evoluto, d'ora in poi si chiama Geomod. E certo, Geomod a Monsano ha una vastissima esposizione di calzature, anche per i più esigenti. Uno store di grinta che appaga per qualità e convenienza sulle calzature per tutta la famiglia e per le personalità più originali e di tendenza. Linee per uomo, donna, bambino, anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Sono presenti le firme più prestigiose. La moda è un gioco. Geomod, Shoes Fashion Style, per giocare sul serio, su qualità e convenienza. A Monsano, Ancona.